cose impossibili, lo sapete chi le fa? Le fa qualcuno che non sa che sono impossibili. Se tu sai, se tu parti dicendo che una cosa è impossibile, non la fai. Ma se tu non lo fai... Alla fine, se io, che sono un ragazzino di un paesino della provincia, che voleva fare l'astronauta e tecnicamente le possibilità, le probabilità che questo potesse avvenire erano nulle, ma se sono riuscito a farlo vuol dire che si può anche pensare a fare cose impossibili, quindi sprono loro a pensare, a esercitare la fantasia e poi darsi da fare. Se secondo noi riusciremo mai ad andare oltre il sistema solare? Questa è una bella domanda. Sì. Io sono sicuro che dentro questi giovani ci sono sia i futuri Elon Musk che i futuri Armstrong che i futuri Buzz Aldrin, vale a dire le persone che hanno lasciato un segno e stanno lasciando un segno importante nel nostro mondo, diciamo, moderno. Facciamo un esame al professore Battistone, vediamo se lui l'astrofisica la sa. Qual è la stella più vicina a noi fuori dal sistema solare? Alfa Centauri. A che distanza è da noi? Sono 4,2 anni luce. Ma lo sapete cosa vuol dire? Che se io sono qua e sono sulla Terra, il professor Battistone è Proxima Centauri, e dovessi partire oggi alla velocità della luce 300 mila km/s, 4 anni e 2. 4 anni dopo arrivo io su Proxima Centauri, battiamo 5, ciao, torno a casa, 4 anni un'altra volta e 10 anni andata e ritorno. Paradossalmente, se uno guarda l'universo e cerca di pensare in termini di esplorazione di universo, arriva alla conclusione che anche se potessimo viaggiare alla velocità della luce, alla fine viaggiamo troppo lenti. Ammettiamo per un attimo che io dovessi prendere oggi una delle nostre navicelle che va a 30.000 km/h all'ora. Allora, 30.000 all'ora. Lo sapete quanto ci metto ad arrivare al professor Battistone? Qualcosa come 167.000 anni, perché arriverai lì 167.000 anni dopo, ci salutiamo e torno indietro 167.000 anni dopo. E quindi il sogno impossibile sarà quello di trovare il modo di viaggiare accorciando questi tempi che sono incredibili. Per esempio wormholes, macchina del tempo, cioè queste cose incredibili che oggi sono confinate ai libri di fantascienza, ma che dovremmo trovare, che dovremmo vedere, dovremmo capire questo tempo che per noi oggi è scandito, è preciso e in una direzione sola, dovremmo capire come gestirlo, perché dal punto di vista fisico abbiamo questo problema della velocità della luce, ma tutte le volte che abbiamo trovato un problema abbiamo trovato una soluzione. Per cui la domanda è: riusciremo mai ad andare su Proxima Centauri? La risposta ovvia è no. Ma se voi aveste chiesto a qualcuno 100 anni fa: riuscirete mai ad avere un cellulare in tasca per cui tu puoi chiamare qualcuno in Australia e salutarlo o vederlo in videoconferenza o fare queste cose così? La risposta sarebbe stata no. La tecnologia in questi ultimi decenni è letteralmente esplosa. Stiamo andati a sviluppare, a fare, capiamo cose che pochi decine d'anni fa non capivamo. Quindi a questo ritmo probabilmente molte delle cose che solo 20 anni fa sembravano fantascienza cominceranno a diventare sempre di più scienza. Però sappiate che già oggi abbiamo la tecnologia per mandare su Proxima Centauri in 8-9 anni un oggetto grande come un francobollo di silicio. Non è grande come Paolo Nespoli, ma già ci stiamo lavorando, quindi non è detto che non ci riusciremo col vostro aiuto.